50 anni della Fiera Antiquaria, avete organizzato diverse iniziative per celebrare questo evento. Sì, è un evento importante, soprattutto un evento che ci deve servire in qualche modo per rimettere l'attenzione sulla nostra bella fiera e far sì che si possa comunque fare un progetto di rilancio a lungo termine, quindi non dobbiamo solo pensare a questi 3 giorni che sicuramente sono importanti, hanno avuto un bel eco anche a livello nazionale, però da qui bisogna ripartire con progetti, un percorso nuovo e quindi tante attività che siano stabili. Anche perché, lo dicevamo spesso, no? Sull'antiquariato c'è tanta concorrenza in giro per l'Italia. Sì, io ho fatto un po' una ricerca e se 50 anni fa eravamo gli unici, oggi ci sono centinaia di sia di fiere antiquarie ma anche di piccoli mercati, i mercati delle pulci, quindi è diventato un settore molto molto complicato. Noi per emergere dobbiamo dare quel qualcosa in più che gli altri non hanno e quindi creare tante attività collaterali, puntare anche sui giovani, perché purtroppo oggi i giovani non si stanno avvicinando a questo settore perché è molto complicato, invece si avvicinano molto più alla parte del design e del vintage, quindi anche lì c'è l'idea di provare a fare una vera e propria piccola scuola magari di antiquariato per i ragazzi. Tra le iniziative di questi giorni qual è quella che vi rende più fieri di aver realizzato? Ma sicuramente le collaterali Back to 68, a partire da venerdì sera con il drive-in e il cinema all'aperto, sabato sera il concerto dei New Troll, dei Camaleonti e di Don Bachi, quindi sono, diciamo, le attività anche un pochino più leggere, perché c'è anche bisogno un po' di fare attività comunque tranquilla e ridere anche un pochino, perché siamo tutti sempre troppo stressati.